Allora, la mia storia inizia a ottobre 2007. Io facevo dei seminari a Firenze, proprio la prima giornata di quei seminari io ho iniziato a stare male, più che stare male a essere diversa. Ho finito i seminari a maggio 2008, ho fatto delle cose che senza rifletterci non riuscivo a capire come mai prendessi delle decisioni così a cuor leggero per delle cose così importanti, però non riuscivo a fare a meno di non di farle. Andando avanti, la notte del solstizio d'estate del 2008, io con tutti i miei amici del gruppo dei Passi Magici di Genova, compreso mio figlio e la sua ragazza, avevamo deciso di festeggiare il solstizio d'estate ai Prati Casalini, che è un posto qua vicino a Genova. Quella notte lì, mentre eravamo intorno al fuoco, ebbene, all'improvviso io ho fatto il passo della luna dei Passi Magici di Castaneda, che io non lo conoscevo. Non so spiegarmi come potevo conoscerlo, che non l'avevo mai fatto, perché io frequentavo da poco questo gruppo. E poi all'improvviso è successo che io sento parlare a voce alta nella mia testa. Allora sapevo con chi stavo parlando, e adesso in questo momento non vorrei fare nomi. È meglio non dire nomi se non siamo Sì, certi al 100%, certo. perché tante persone purtroppo accusano Diciamo. vicini, parenti, però non siamo sicuri al 100% che in realtà siano loro, ma potrebbero essere delle voci anche simulate. Quello che posso dire è che la voce alta veniva da una voce conosciuta. Non so spiegarmi questa cosa. Quello che mi spiego è che so che era quella persona. Ora, se poi è la mia mente che mi fa credere questo, bisognerà vederlo. Per tutte le cose che sono accadute, conoscendo me, come ero prima di questo periodo e dopo, io non mi riconoscevo più, quindi come se fossi diventata un'altra persona, perché ho sempre ponderato qualsiasi cosa io facessi prima di farla, e avendo la consapevolezza, sapendo qual era la cosa giusta da Certo. fare. Mentre invece in questo periodo facevo le cose senza riflettere, senza nel momento sembravano giuste, però poi si sono rivelate tutte sbagliate, La perché manipolazione è questa, infatti. non era stata mia la decisione, ma che sono stata indotta. Ora, andando avanti, dopo la sera del solstizio d'estate, che era il 21, la notte del 21 giugno 2008, e il giorno dopo ognuno ha preso la strada per andare a casa, e io mi sono fermata da mia madre, che abita abbastanza vicino a questo posto. In pratica, Casalini, per arrivare sulla strada dove passano le macchine, sulla strada carrozzabile, c'è da fare circa 45 minuti a piedi. Io, un posto che conosco, che lo conosco da quando avevo 14 anni, ebbene, ho impiegato questi 45 minuti dalle 11, sono arrivata da mia mamma alle 3 e mezza, perché ho sbagliato la strada un mucchio di volte, sono salita sul monte, quasi a Creto, poi sono scesa fino giù un viaggio irato, avevo completamente perduto l'orientamento e non sapevo spiegare, cioè sapevo spiegarmi perché parlavo, sapevo con chi era. Ma parlavi a voce alta o parlavi solo con la mente? Non ho, mi parlava una voce alta. Te rispondevi a voce alta o rispondevi con la mente? Rispondevo a voce alta. Allora stavi in stato di narcolessia ipnosi e già lì dimenticavi quello che accadeva. In realtà te stavi dormendo ad occhi aperti. Quello è il primo sistema d'attacco. Non solo conosco la strada, ma conosco tutti i boschi, perché io sono sempre andata a funghi, e intanto io ero tutta ovattata, oltre che la voce alta. Fatto sta che la mia preoccupazione più grossa, una cosa che io in tutta la mia vita non ho mai perso, è l'orientamento e l'orizzonte. Finalmente poi sono arrivata da mia mamma, ho suonato, mi è venuta a aprire il cancello,
mentre lei mi stava parlando, che mi salutava, lui mi diceva nella voce: tua mamma fra 3 giorni morirà, però non ti preoccupare perché ti aiuto io a non soffrire. Entriamo in casa, io mi siedo al tavolo, mia mamma prepara il caffè, mentre accade questo, ricevo la telefonata dall'amministratore del caseggiato, dove avevo lo studio, dicendomi che c'è un incendio. E io dico: com'è possibile? Avevo lasciato lo studio abitazione la sabato mattina alle 9 circa. E era domenica verso le 3:30, 4, e dico: cos'è successo? Perché cosa può essere successo? E mi sono preoccupata perché, avendo io uno studio, diciamo come libero professionista, avevo tutta una serie di archivio dall'82, archivi dei miei clienti, e tutta non solo gli archivi, ma anche la documentazione corrente. Ma che cosa facevi te prima? Quindi E il mio lavoro era commercialista. eri una libera professionista che hanno Sì. rovinato praticamente la carriera anche a livello. Mi hanno rovinato praticamente, Emiliano, perché con l'incendio, fai conto che eravamo il 22 di giugno, io il 20, entro il 20 di luglio dovevo fare i versamenti di tutte le imposte dei miei clienti, ero in piena scadenza fiscale. Ebbene, io ho sofferto così tanto perché avevo fatto l'operazione e non vedevo bene per gli aggiornamenti. E soffrivo per questi che mi parlavano a voce alta, giorno e notte. È durato dalla notte del 21 di giugno del 2008 fino all'inizio di febbraio 2009. Ininterrottamente io non ho mai dormito. È una cosa che sembra che non sia credibile. È Io non credibile, è credibile. ho mai chiuso occhio. E lo fanno apposta. Sempre con la voce alta. Ed è stato lì che ho iniziato a darmi le martellate per sentirmi, perché io non riuscivo a sentire più il mio corpo e il dolore delle martellate era più gradevole perché mi sentivo, sentivo che esistevo ancora. E quindi dicevo che ho passato dei mesi terribili Ma ti che poi. attaccavano anche davanti ai parenti? Sì, ecco, questo non ho ancora iniziato a dirtelo, ma nel contesto, subito dopo la notte del solstizio, è accaduto che tutte le persone che avevo intorno erano irascibili, erano nervose, non mi ascoltavano più, sembrava che quello che dicessi, anche parlando solo di lavoro, dicessi delle cose strane. Erano rossi in faccia, tutti rossi nel collo, ebbene, e molto agitati e aggressivi. E non ascoltavano nemmeno una parola. Non era colpa tua, loro venivano attaccati e Lo so, questo lo so, però. facevano credere che te ogni cosa che dicevi era una cosa sbagliata, ma in realtà te non dicevi nulla di sbagliato, te dicevi tutte cose corrette. Sì, perché era questione di lavoro, io lo faccio dal 73 questo lavoro, quindi, e quindi si era creato sia intorno all'ambiente familiare, quindi mio figlio non mi ascoltava, era irascibile, anche lui tenuto, e io ero consapevole che era tenuto, e quando cercavo di spiegarglielo mi credeva che io fossi andata fuori di me perché dicevo delle cose inverosimili. E lo stesso mio figlio, tutti i miei parenti, mia mamma, mio fratello, per poi parlare degli amici e dei clienti. Lo fanno apposta questo, lo sai, no? Lo so, l'ho imparato facendo l'esperienza diretta. Lo fanno apposta perché ci vogliono discriminare oppure ci vogliono praticamente far credere che siamo persone con esaurimenti nervosi, con schizofrenie, con gravi patologie. Però veniamo manipolati attraverso queste manipolazioni cerebrali. Certo, quello che io posso dire è che questo prima ancora del 21 di giugno, telepaticamente come a trasmissione di pensiero,
mi cercavano di fare credere che ormai quando si entra in questo giro non si può più uscire perché non avevi via di scampo. Lì era l'epoca dei tentati suicidi. Io ne ho contati fino a 42. Lo fanno E apposta, l'hanno anche su fatto anche con di me questa cosa, l'hanno fatta, eh. Incitano al te. Sì. suicidio, incitano a prendere delle decisioni sbagliate, fanno sì che dobbiamo discutere, litigare con persone che magari ci stanno vicino e che ci vogliono bene, ma questa stessa cosa che succede a te, che succede a me, che succede a tantissime altre persone in Italia, il programma è sempre lo stesso. Iniziano sempre a discriminare la cavia, a far credere che la cavia è una persona malata di mente, e dopo fanno sì che venga la cavia attaccata dalle stesse persone che ti stanno vicino, perché ovviamente un padre, una madre, una sorella, una persona che ti sta vicino sente che ti dici: ah, sento le voci, oppure sente che dici: vengo attaccata con l'arma d'energia diretta. Ma nessuno ci crede, perché dice: scusa, che attaccano a te? Perché attaccano a te? Perché purtroppo noi siamo più sensibili e rileviamo gli effetti collaterali di una tecnologia che praticamente crea la manipolazione delle masse. Ecco, io di queste cose me ne intendo poco, Emiliano, però tu hai esperienza e hai anche l'esperienza di tante altre testimonianze, di altre vittime. E comunque quello che so di certo è che in tutto quel periodo non sono stata manipolata solo io, sono state manipolate tutte le persone che avevano a che fare con me. Quindi dai clienti, poi io avevo una causa in corso, anche i CTU, gli avvocati, i periti, eccetera, no? E hanno manipolato anche le cause, tutta una serie di eventi catastrofici perché io non ho mai avuto problemi, all'improvviso io ho perso quasi tutto, ma soprattutto ho perduto il calore umano, non avevo più nessuno vicino a me che potesse avere una comprensione umana, mi vedevano solo come una persona che stava male e che aveva bisogno di essere curata. In questo periodo io ho fatto 7 ricoveri TSO, 6 TSO, un ricovero libero. L'ultima volta che mi hanno attaccato è intorno al 15 di marzo, che però io ho contrastato con la meditazione, Emiliano. Ho capito che è una tecnica molto utile, no? Quella di non identificarsi con quello che si sta vivendo. Brava. E quindi non identificandosi è come staccare l'energia a ciò che alimenta questa cosa. E ha funzionato perché questa volta praticamente ho avuto delle avvisaglie intorno al 15 di marzo e quando proprio io cominciavo a parlare, a ricevere e a rispondere attraverso la trasmissione del pensiero, ne ho parlato anche con la mia dottoressa e ho preso dei farmaci per una settimana e è sparito di nuovo tutto, pian pianino, ora sono tornata di nuovo normale. Ma a differenza del periodo dei ricoveri, che i ricoveri sono iniziati il 1° dicembre 2008 e l'ultimo a aprile 2014 circa, ebbene, a differenza che poi in ospedale con il TSO mi davano molti farmaci, però mi rovinavano completamente fisicamente a me, perché sono Certo. molto sensibile a questi farmaci io. E quindi il mio corpo reagiva male perché avevo tutta una serie di effetti collaterali che poi si manifestavano con veri e propri disturbi fisici, dalla labirintite alla perdita di sangue vaginale, dall'uretre, dalle orecchie, mi veniva la gastrite e quindi mi ci voleva 6-7 mesi per riprendermi dagli effetti collaterali dopo. Sono stata 2 volte in CAUP, che sono la comunità alloggi dell'ASL, non più per la telepatia, ma per riprendermi dagli effetti collaterali delle cure. Come avete potuto sentire, amici, la signora di Genova ha testimoniato le sue sofferenze, le torture che ha subito attraverso il controllo mentale a distanza,
attraverso il collaudo delle armi ad energie dirette, attraverso le manipolazioni cerebrali. Molti di voi sono rinchiusi dentro casa e non fanno nulla.